Ed oggi sono con il mio amico Claudio Pallottini. Ciao Sandro. Che bello, finalmente ci incontriamo anche noi. Claudio è un attore, un autore, un disoccupato. Vabbè, quello noi siamo è una cosa proprio normale che col lavoro che facciamo noi. Poi di questo periodo anche altri hanno capito la nostra condizione. Finalmente qualcuno incomincia a capirlo. Il precariato di Stato. Allora, questa nostra chiacchierata fa parte di una serie che conoscete tutti. Io dopo il Covid ho deciso di andare a trovare tutti i miei amici professionisti e soprattutto grandi artisti. Claudio ha fatto tante cose. Claudio, dice qualcosa di te, anche se ti dico sempre in questi incontri che allora, guarda, ti dico subito, la cosa più ormai più nota, arcinota, è lo sketch con Proietti della Signora delle Caverne. Quindi uno degli sketch più visti, dei video su YouTube più visti, cliccati 4 milioni, poi quando arriva a 4 milioni lo levano e riparte il countdown. Allora lui è il suggeritore. Io sono il suggeritore lui di è Proietti. Il suggeritore dei Proietti. Infatti l'altro giorno sapevo, dice Gigi sul set c'aveva un suggeritore, ho detto ma chi era? Come si è permesso di andare senza me che suggerisco? Senti, io qualche giorno fa ho incontrato un nostro amico comune che grandissimo Marco Simeoni. Chapeau a Marco Simeoni. Senti, io ho fatto una domanda a lui che non si può non fare anche a te. Sì. Dice, vabbè, ma la domanda è sempre la stessa. Sì, ma poi ogni domanda può avere una risposta diversa. Sì. L'ho fatta a lui e lo faccio anche a te. Mi dai 50 euro? No, la risposta è no. Non so Marco come dà risposta, però dimmi la domanda. E poi quando qualcuno dice, senti, devo chiederti una cosa, basta non mi chiedi soldi. Esatto. No, invece devo dirti. Tu sei un altro della scuderia del grande Gigi Proietti. Che cosa si prova a stare su un palco insieme a un mostro sacro così e quante cose si imparano? Allora, guarda, cosa si prova è meglio non dirlo perché poi può prendere la paura, perché effettivamente lavorare con Proietti c'ha una cosa, che quando sbagli, noi figuriamoci una persona, un signore, quindi non ti viene mai a dire guarda qui lì hai sbagliato, però ti lancia un'occhiataccia e quello mentre stai recitando, allora capisci che o hai sbagliato il tempo o sei troppo veloce o sei al contrario troppo lento, insomma c'è qualcosa che non va, allora è meglio non pensarci, perché dici se pensi e temi di sbagliare sbagli veramente. Però quanto si impara da una cosa del genere? No, la cosa bella è che gli spettacoli dei Proietti impari ogni volta. Io mi ricordo il primo spettacolo, lui poggiava una bottiglia a terra, poi andava avanti, faceva una serie di movimenti, poi tornava indietro, la bottiglia lui se la faceva ritrovare a un millimetro dal piede. Quindi senza guardare, lui aveva perfettamente coscienza di tutto ciò che stava sul palco. E questo è stato il primo insegnamento. E l'altro invece grande è stato il pubblico, capire il pubblico. Quando ci stava, quando non ci stava, quando era meglio tirare un po', diciamo, più veloci certe cose. E quello è stato un grande insegnamento. Poi uno non so se io lo so rifare, però riesco a capire quando il pubblico è buono, quando il pubblico invece è cattivo, e di conseguenza anche prenderlo. Anche quando poi fai spettacoli tuoi dove non c'è Proietti, non c'è sì, Proietti, assolutamente, quindi il pubblico lo senti subito, se è amico, se invece è di quelli terrognosi, dignosi. Ecco, ad esempio adesso stiamo al Globe in questo momento, e l'altra sera c'era un pubblico, abbiamo capito, parlando anche con Marco ed altri, che non è che era cattivo, non era abituato al teatro e quindi non sapeva che fa parte del rituale teatrale che finisce un pezzo, io applaudo, io pubblico. Allora loro non applaudivano perché non avevano quel tipo di educazione, non sentivano proprio, dice adesso tocca a me partecipare allo spettacolo attraverso un applauso. Certo. Ridere ridevano, ma l'applauso proprio no. Alla fine c'è stato un peana, applausi pazzeschi, poi ah ma allora c'erano, allora. Adesso per onor di cronaca devo dire che quando andrà in onda questa puntata naturalmente non sarà come diciamo negli stessi giorni in cui stiamo registrando, quindi magari il Globe sarà finito. Però certo, comunque, a onor di cronaca Sandro non sa che io sono uno degli attori che sostituisce più facilmente i colleghi malati, infatti per tutti il Covid è stato un dramma. Io invece spero, ora lo dico anche, insomma non proprio un Covid, però un'ipotesi di Covid, dice sai c'ha 37,6, è rimasto a casa, Pallottini, sto lì. Ecco, quindi lui ha detto ai nostri scena, ma io potrebbe anche essere che stia. Allora Claudio, ciao, è uno di quei personaggi, io lo adoro, non è che ci conosciamo da tantissimo tempo, però c'è subito stata una certa stima tra di noi e siamo entrati subito in feeling. Ecco. Sì, in una situazione quasi di feeling, che mi sembra giusto come termine. Ma
Claudio è uno di quei personaggi che quando parla devi sempre prenderti quei 3 secondi per capire se sta parlando seriamente, seriamente o sta di nastrozzo. Oh, adesso io risolvo il problema a Sandra e a tutti gli altri che parleranno un giorno con me. Ecco, io dico soltanto la seconda delle ipotesi, mai cose serie, sempre stupidaggine. Non è vero, invece Claudio è una persona, non sto qui a farla sbirinare, però come tutte le persone molto ironiche e molto intelligente. Quindi l'intelligenza lo porta poi ad essere un autore sopraffino, una persona che scrive in maniera... Io mi è capitato di vedere le cose, che insomma, di leggere le cose scritte da lui. Grazie. Ed è una persona che veramente è un piacere leggere e vedere in scena. Insomma. Quindi uno si può promozionare? Certo. Posso? Allora io voglio dire a tutti che se vi capita in libreria, è uscito ormai dal 2018, un libro che si intitola Fair Play, Fair Play, edito da Marsilio, Fair Play, Marsilio Claudio Pallottini, compratelo, leggetelo, oppure fatevelo prestare, rubatelo in libreria, insomma fate voi, a seconda delle vostre disponibilità economiche, perché è un libro che vale la pena leggere, non perché lo dica io, ma perché... Lo posso dire io, che tra l'altro ero alla presentazione nella galleria, alla galleria Alberto Sordi. Esatto. Quindi io c'ero. Un grande onore. Devo dire la verità, non ho letto metà, ma lo sapete perché non ho letto metà? Perché a un certo punto la mia compagna se l'è preso e infatti adesso devo andarmelo a recuperare per leggermi l'altra metà. Detto questo, senti, io mo, per carità, insomma, non sappiamo che cosa sarà di noi, ma noi nella normalità noi dovremmo sopravvivere. Dovremmo sopravvivere, insomma. Tu un po' meno, perché vedo un po'. Beh, io penso di... Scherzo, senti, Sandro. Senti, no, invece facciamo una cosa. Visto che con te, ma con tutti, non abbiamo organizzato nulla, perché questa è una cosa che facciamo con tutti gli amici, buona la prima, come viene viene, pure musicalmente non ci siamo preparati niente, però visto che abbiamo nominato il grande maestro Proietti, mi sembra giusto magari fare un pezzettino di questa qua. Noi è da retta Roma, che t'hanno coglionato, sto morto appena. Se invece poi te dico, non mi esce la lacrima, perché è una canzone che un morto si è ammazzato, e allora è segno che l'hanno assassinato. Andiamo direttamente al finale, va. Poi io cantavo fior de doppia voce. Hai visto? E poi non era assolutamente preparata, infatti. Senti, che rapporto hai? Rapporto bellissimo, io lavoro con la musica, la mattina sento sempre musica di qualsiasi tipo, tranne la techno che non amo, ma non amo perché non la capisco, proprio dopo un po' mi ipnotizza e dico, ma che so, 3 minuti che sto sentendo sta musica, ma che roba, e cambio. Però mi piace molto, vabbè, al di là della canzone romana, mi piace molto anche sentire la musica classica, l'opera, la metto come sottofondo, molto bassa e mi accompagna. Beh, è una cosa molto, molto bella questa, perché poi tra l'altro la musica classica non è adesso per le solite cose ma la musica classica è veramente la base di tutto, è quello che non sarà mai sorpassato. Credo anch'io. No, poi guarda, alcune composizioni, i compositori classici, forse perché hanno studiato più di altri, lo sanno, ma gli altri forse ci arrivano per intuizione, per illuminazione divina, c'ha proprio una componente armonica che porta lo spirito a elevarsi. Io almeno, ci sono delle musiche, non per citare i grandissimi, tipo Mozart, che è impossibile a qualunque persona non provare un sentimento che va al di là dell'immanente, cioè proprio... Vieni proiettato in una dimensione che tu capisci che c'è uno spirito che soffia e c'è uno spirito che va al di là. E questo è molto bello perché ti lascia, ti trasporta, insomma. Cioè, senti, invece adesso proprio io salto di palo in frasca. Dalle stelle alle stalle. Di palo in frasca, invece. Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio non mi piace, lo dico, lo ammetto, non mi piace. Pure quello che ha fatto, anzi è uno di quelli che ha studiato. Lo so, però ha sbagliato, l'ha studiato. Era mio... No, scherzo, Gigi, senti. Sei un amico, ci conosciamo da anni. Senti, invece, appunto, il teatro, come ti sei ritrovato a fare teatro? Perché è sempre stata la mia grande passione. Posso dire una cosa un po' sporca? La devi dire. Io rimasi malissimo qui vicino, dove stiamo facendo questa intervista, a Roma Nord,
tantissimi anni fa, io avevo 5 anni, quindi era il 75, venne a fare una sua regia per un presepe vivente Zeffirelli. E quindi eravamo tutti i ragazzini del quartiere, prendete. Io quel giorno non sono potuto andare a questa selezione e io ci ho sofferto terribilmente, specialmente perché arrivando lì a questo teatro, il giorno dopo, dice Madonna, cercavamo un ragazzino moro come te per far Pastorello. Ah! E allora questa cosa mi ha un po' segnato, perché a me il luogo del teatro piace molto, cioè io mi ricordo giocavamo a nascondina da qui vicino al Droglione, dove andavo a nascondere nel retropalco in mezzo ai sipari, in mezzo ai neri, alle quinte, e io mi sentivo che stavo bene, era un luogo misterioso ma allo stesso tempo magico, e ho detto ma a me mi piace stare qui. E io sono uno di quegli attori che lontano dal palco sta male. Poi me ne accorgo dopo, dico, c'è qualcosa nella vita che mi manca ed è quello, recitare, sì, è vero. Non neanche fare la parte protagonista perché io c'ho più, sono più carattere, però è proprio stare nel palco, stare la vita di compagnia, è una cosa bellissima. Solo chi non l'ha provato non lo può capire. Senti, sei uno di quelli che soffre, cioè per esempio mi è capitato anche di lavorare con grandissimi attori o attrici che mi dicevano ma perché sto qua, madonna, Attenzione che quello è un po' una posa, eh? Conosco degli attori famosissimi che dice ma perché sto qua? Io ho letto una volta una biografia della Duse, Eleonora Duse, più grande attrice italiana, scriveva alle sue amiche, ad Arrigo Boi, con il quale c'è una storia, e dice basta, non voglio più fare questo mestiere, è una tortura, è una... lei la chiama proprio una condanna a vita, io voglio fare altro, eppure era la più grande attrice, quindi io credo che in molti attori, in molte attrici sia un po' una sorta di posa. Sarà che io il famoso chi è di scena a me, mamma mia, mi sento, anche se poi devo dire la verità, magari soffro un po', per esempio preferisco entrare in scena che non aspettare che si apra il sipario, ecco, quello un po' lo soffro un po', ci credo. Quello un po' lo soffro un po'. Lo so, ti capisco, anche io. Ma se devo entrare proprio, senti, Comunque Dario poi iniziava gli spettacoli nel foyer, parlava con le persone, poi piano piano dice tanto che voi prendete posto io vado sul palco, lui andava sul palco e aveva risolto il problema dell'apertura del sipario. Perché iniziamo ad avere... Quindi certo. Ecco, c'hai questa cosa in comune con Dario Fo. Ma insomma, ti ringrazio per questa avermi accomunato, ma insomma. Senti Claudio, io credo che tu sia un altro di quei personaggi che bisognerebbe fare un'ora di punta. Naturalmente così non si può fare. Questa diciamo una prima puntata, ma faremo una seconda puntata. No, ma ci sono adesso, c'è un bel progetto per l'inverno, poi ne parleremo. Senti Claudio, io ti ringrazio di cuore. Io ringrazio te, Sandro. Ti ho prelevato da casa nel pieno dell'estate, proprio con 40 gradi all'ombra. Ma mai salvato, stavo lì a morirmi dei pizzichi, come dice a Roma, mi ha detto, dice andiamo in un posto qua dietro che è pieno di zanzare, se stiamo lo stesso a riempire dei pizzichi, però almeno c'è una causa. Effettivo. Pensa a me, zanzare ci hanno pure a destra. Beh, ma tu hai detto, magnate tanto, insomma. Senti Claudio, grazie di cuore. Grazie e speriamo di vederci presto. E poi, come abbiamo detto, finalmente si può qualcosa casa insieme, diciamo, musica, prosa. Stiamo sotto il cielo, ma magari un piccolo musical, meglio partì piccoli per poi... Esatto. Esatto. Grazie Claudio, grazie di cuore. Grazie a te, okay? Sandro, grazie di cuore, grazie a voi.